Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi la recensione dell'album numero 375 della collana mensile di Dylan Dog, ovvero Nel Mistero. Nel Mistero rappresenta la seconda storia di Tiziano Sclavi scritta negli ultimi anni appunto per Dylan Dog. Questa storia è apparsa esattamente un anno dopo, dopo un lungo silenzio, e va a chiudere i festeggiamenti del trentennale appunto di Dylan Dog, dei 30 anni di Dylan Dog. E copertina questa volta ad opera di Gigi Cavenago, che dal numero dopo un grande silenzio è diventato copertinista di Dylan Dog. Quindi copertina di Gigi Cavenago eccezionale. Gigi Cavenago è un artista che io adoro con tutto me stesso, il suo tratto pittorico è molto bello, molto riuscito e sempre di un grande impatto, quindi quando si vedono le sue copertine e i suoi disegni in edicola l'albo si compra quasi da solo, perché è bellissimo. In questa copertina si vuole evocare questo senso di di ricerca di un qualcosa di astratto, di un qualcosa di superiore, di oltre all'uomo. Quindi Dylan Dog sembra svanire all'interno dell'universo, perché questo è un libro di filosofia. Cioè, anche qui, come dopo un lungo silenzio, Tiziano Sclavi vuole farci ragionare, vuole farci capire una sua particolare visione di qualcosa. Quindi questa copertina di questo album Nel Mistero vuole appunto far vedere l'uomo al centro dell'universo. Una copertina fantastica, un tratto pittorico eccezionale e veramente veramente molto molto bella. Quindi Gigi Cavenago è riuscito con questa copertina, secondo me, a carpire perfettamente quello che si voleva comunicare con questo album. Come sempre, la solita scritta da Tiziano Sclavi per farci sapere appunto che è un album speciale, e lo è veramente, e in più tutto quanto a colori, quindi qui veramente si sono voluti superare in Bonelli a darci veramente una chicca. Soggetto e sceneggiatura di questa storia appunto di Tiziano Sclavi, disegni di Angelo Stano, e quindi cioè mica bruscolini, e i disegni sono di Giovanna Niro, che fa un lavoro entusiasmante, ma ne parleremo dopo. Qui abbiamo un nuovo frontespizio appunto di Dylan Dog dell'ultimo anno. Allora, Sclavi e Stano, ragazzi, cioè la coppia che ha scritto il numero 1 di Dylan Dog, che ha scritto il numero 25 a Morgana, che ha scritto Storia di Nessuno, le più belle storie di Dylan Dog, il numero 100, tornano nel 2017 con Nel Mistero. Allora, di che cosa parla questa storia? Allora, Dylan Dog incontra per strada un barbone, o un senza tetto, come lo volete chiamare voi. Questo barbone parla con lui e comincia a dare, allora praticamente tutto inizia perché Dylan Dog fa un'offerta, la monetina di Dylan Dog si ferma su un fianco, cioè si ferma in piedi. Questo barbone, che si chiama Nemo, vede che Dylan Dog è una persona speciale e comincia a fare delle predizioni sul futuro, su degli avvenimenti catastrofici che accadranno da lì a breve, come dire non prendere l'ascensore perché morirà qualcuno, subito dopo muore qualcuno. In parallelo noi vediamo le vicende di un serial killer, che è questo signore qui con i capelli rossi. Questo serial killer compie degli omicidi, e nel compiere questi omicidi noi lo vediamo appunto con queste piccole vignette dove riappare la ballata della morte, la danza della morte, che era apparsa anche nel numero 10 di Dylan Dog, Attraverso lo specchio. Quindi la trama in realtà è tutta quanta qui, cioè questo killer che uccide le persone e questo barbone che ogni volta che incontra Dylan Dog tenta di fargli capire che qualcosa andrà male, che ci sarà una tragedia, e spronerà Dylan Dog a fare il possibile per evitare che queste tragedie accadano. Capiremo durante la storia appunto che in realtà questo killer è l'impersonificazione della morte, e interpretazione mia, questo barbone che segue Dylan Dog è in realtà la vita. Quindi Tiziano Sclavi in questa avventura ci vuole far ragionare, ci vuole far capire quanto gli uomini sono soggetti al destino, quanto noi siamo piccoli, quanto siamo in realtà condizionati da qualcosa che è superiore a noi. E da qui appunto vi giustifico la copertina di Cavenago, che secondo me era particolarmente azzeccata. Quindi una storia abbastanza onirica, abbastanza data dalle immagini, cioè come dicevo nella recensione, quella di Profondo Nero. Questo è un albo che mi sarei aspettato da uno come Dario Argento, cioè una storia che ti fa capire le cose più dalle immagini
che da quello che ti racconta. Infatti Tiziano in questa avventura ci sono pochissimi dialoghi, ci sono tantissime immagini, c'è una splash page nel finale che è un qualcosa di eccezionale, di Angelo Stano, guardate qui, che è veramente un qualcosa di entusiasmante. E ci sono appunto questa ballata della morte che accompagna appunto le apparizioni di questo killer, che dà un senso di pathos, di come posso dire, un senso di classico, di tragico, di shakespeariano alla presenza appunto della morte in questa storia, che rende questo album un altro capolavoro, cioè veramente una storia fantastica. Pochissimi dialoghi, una storia che si legge in pochissimo tempo, la trama praticamente non esiste, è quello che vi ho detto io, il killer che ammazza e Dylan Dog che sente questo clochard che gli dice appunto di evitare queste catastrofi. È tutta qui, leggetela e traete voi le vostre conclusioni. E tutto qua, cioè si vuol parlare fondamentalmente del destino, della morte, di cosa c'è dopo la morte, cioè secondo me tra questa storia e Dopo un lungo silenzio c'è anche un filo conduttore, perché appunto se là si parlava della solitudine che viene dopo, qui ci viene dato appunto ci viene detto che tu puoi essere qualsiasi cosa, puoi essere un ricco, puoi essere un povero, puoi essere una brava persona, puoi essere un cattivo, quando l'aldilà ti chiama, quando è la tua ora, non c'è niente che tu possa fare che la tua ora arriva. Questo è un po' il succo del discorso. E tramite le immagini Tiziano riesce a farselo capire molto molto bene. Quindi un album decisamente da leggere, una grandissima storia e un Tiziano Sclavi che secondo me con queste due storie è tornato veramente alla grande. Cioè un Tiziano Sclavi che a me piace, nonostante la sua età, ha scritto due sceneggiature che sono ottime. Per quello che ne concerne i disegni di Angelo Stano, allora Angelo Stano in bianco e nero con le sue ombreggiature è già bello, cioè è già un disegnatore che a me piace tantissimo. Colorato da la signora Niro, la signora Giovanna Niro, è un qualcosa di incredibile. Come avevo detto su uno speciale che aveva fatto, che non mi ricordo di cosa, Angelo Stano, mi sembra su Tex, ma non vorrei mai dire una stupidaggine, aveva fatto dei disegni colorati che erano fantastici, però li aveva colorati lui. Qui non sono stati colorati da lui, ma comunque i disegni di Stano colorati, secondo me, sono la fine del mondo. Quindi anche qui, come vi ho detto per Dopo un lungo silenzio, anche qui i disegni sono un qualcosa di spettacolare. Cioè, Stano a colori rende alla grande. Come vi ho detto, la splash page qui in fondo è un qualcosa di epico, veramente bellissimo. E poi anche qui ogni vignetta, cioè è uno spettacolo per gli occhi. Veramente dei disegni, guardate questa tavola qui. Dei disegni fantastici, una storia fantastica e una coppia d'autori che nonostante l'età sono veramente, veramente grandiosi. Fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti cosa ci avete visto, cosa ci avete capito e cosa ne pensate anche della mia recensione, se avete qualcosa che se non trovate, se avete un punto di vista diverso dal mio, fatemelo sapere qua sotto. Fatemi sapere cosa ne pensate di Tiziano Sclavi che è tornato dopo tanti anni, come secondo voi scrive, se secondo voi è perso, se secondo voi è bravo, non è bravo, se era meglio che non scriveva nulla. Fatemi sapere il vostro punto di vista perché io ne sono molto curioso. Su questi due albi voglio veramente sapere che cosa avete da dire e come la pensate. Vi mando un saluto, un abbraccio, vi ringrazio, condividete con tutti e il più possibile i miei video in modo che il mio canale continui a crescere, spero di vedervi a correre numerosi e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!